Al telefono con fanpage.it Roberto Brunetti, ex compagno di Monica Scattini. Le volevo chiedere un ricordo di Monica. Era una persona molto solare, una persona molto simpatica, allegra, sempre allegra, comunque si lavorava poco, tanto, aveva sempre questo spirito molto, molto allegro, molto divertente, una bella persona. Ecco, il vostro è stato un rapporto lunghissimo, finito all'improvviso, ma cosa è successo davvero? Monica diceva che ha sofferto molto. Beh, sai, purtroppo, com'è, sono gli amori vanno e vengono, dopo 17 anni, insomma, un po' era un po' finito, insomma, un po' così, insomma, ma non è che litigavamo, era un po' così, era, sai come succede in amore, è strano l'amore, no? Purtroppo non è che uno può decidere che tutta la vita stai con una persona. È successo, io pure sono stato male, non è che sono stato bene, insomma, quando mi sono lasciato, però insomma penso che lei abbia sofferto un po' di più, perché magari sono stato io ad andare via, però insomma io volevo sempre bene, comunque la stimavo e l'ammiravo molto sia per il suo lavoro e sia io come persona, insomma era sempre nei miei pensieri comunque. Io purtroppo mi sono aperto, cioè purtroppo non lavorando più col cinema mi sono aperto una pescheria e lavorando la mattina alla sera non è che la frequentavo più, oppure frequentavo il mondo dello spettacolo e allora sai, sì sapevo che non era stata molto bene, ma non pensavo che stava proprio così male, insomma, erano 2 o 3 mesi che proprio non la incontravo nemmeno, perché abitando tutte e 2 a Trastevere, magari ogni tanto al bar o al supermercato, sai, ti incontri, ti saluti, ciao ciao e via. Invece era un po' che non la vedevo, non la sentivo e non pensavo che ieri mi chiamava un suo amico e mi diceva questa brutta notizia. Non me lo credevo proprio, insomma. Sapevo che era stata poco bene, ma non pensavo proprio, insomma, da disastro così. Ha qualche rimpianto o rimorso? Ma nessun rimpianto, siamo stati molto bene insieme, ci siamo fatti un sacco di risate, siamo molto divertiti, nessun rimpianto. Mi dispiace molto che è andata a mancare, quello mi dispiace molto, però impianti non ci sono, impianti. Abbiamo vissuto una bella storia insieme, è stato molto bello stare insieme a lei, insomma. Cosa non dimenticherà mai di Monica? Il suo sorriso, le sue battute, come era divertente. Giocava sempre, si scherzava sempre, era molto divertente, anche nei momenti un po' difficili della vita, sai, quando c'è poco lavoro, comunque noi ridevamo, eravamo molto allegri, eravamo molto, molto simpatici, insieme e con gli altri. No, mi emoziona perché comunque ha fatto parte della mia vita e non si può ignorare così questa cosa. Allora, grazie mille a Roberto Brunetti, lo salutiamo. Un saluto anche a voi e un saluto a Monica.